io sono Freezer. E io sono Zoe. E oggi vi farò vedere un sacco di bug e cose molto segrete di Brookhaven che probabilmente non conoscete. Quindi grazie a questo video lo farete. La prima cosa che andremo a fare, Zoe, è buggare la velocità massima del gioco. Ovvero, prendendo una macchina e avendo una scala, è possibile praticamente aumentare la velocità della propria macchina al contrario, in retromarcia. Ok, vai, allora la scala, io ho la scala. Brava, sali sopra la macchina. Ok, fammi un attimo prendere velocità. Vedi che sta prendendo velocità sempre di più. Sì. Bene, e al mio via toglila. Tra 3, 2, 1, via. Hai visto? Sì, infatti, è la macchina normalmente non va così tanto veloce quando è in retromarcia. Ok, e adesso andiamo a sbattere. Ma meglio così, perché questo era un bug che possiamo sfruttare anche in acqua. È assurdo. Già, infatti, se noi ad esempio ci impostiamo qua e mettiamo lo squalo, effettivamente, Zoe, possiamo fare la stessa identica cosa. Quindi adesso tu cosa che fai? Metti la scala, tu appunto in acqua. Quindi per favore metti la scuola in acqua, grazie dottoressa. Eccola qua, perfetto. E adesso devo provare solamente a infilarmi da verso questa parte. Ah, giusto, devo fare così perché devo far uscire lo squaletto qua fuori. Bene, lo squalo sta prendendo velocità e adesso il mio via la togli. 3, 2, 1, vai! Mi sa che me l'hai buggato. No, aspetta, dobbiamo rifarlo perché eri sopra di me e hai buggato un po' il coso. Devi star fuori. Ok, ok. Bene, ci sono. 3, vai, vai, 2, vai. 1, via! Guarda, aumenta sempre di più. Sì, vero, aumenta sempre di più la velocità. Oh mio Dio, dove mi andrò a schiantare? Non ti vedo più. Sì, lo so, adesso faccio il giro così. Perché noi potremmo ipoteticamente andarci a schiantare nel muro invisibile della mappa. Infatti, arrivando verso quel punto, noi andremo a scontrarci col muro invisibile. Così che, perché ovviamente non possiamo uscire fuori dalla mappa. Il nostro creatore di contenuti di Brookhaven non vuole. Boom! Ed eccoci qua. Wow! Ok. Ma adesso, Zoe, andremo a trovare un altro trucchetto. Voglio fare, ragazzi, un misto tra glitch, bug e cose segrete che è possibile andare a vedere semplicemente attraverso dei trucchettini che posso fare, che vi faccio vedere io. Quindi adesso, Zoe, cos'è che facciamo? Ah, guarda che mi si sta fregando la macchina. Dobbiamo andare, praticamente. Arrivo, sono arrivato e boom! Ok. Dai, vieni, arrivo. Ti porto io. Grazie mille. Andare. Allora, dobbiamo andare semplicemente in una qualsiasi metro, grazie. Più o meno okay. Prima qualsiasi metro. Ok, sei allora Valentissima, Zoe. Lo so, prima andavo molto più veloci. È vero, però cacchio, sei troppo lenta. Dai, aspetta. E questo è per dimostrare che il trucco funziona. Il trucco funziona. Ok, fai una cosa, fammi guidare a me perché altrimenti vai troppo lenta. No, posso fare anche io, ecco qua. Brava, ok, ci siamo. Allora, dobbiamo trovare solamente... Ecco, andiamo in quello dello spawn che è già buono. Perfetto, sì, esatto. Eccoci qua. Allora, praticamente, ragazzi... Ecco, perché parcheggio perfetto. Allora, qua sotto praticamente possiamo andare nella metro. E se andiamo da questa parte possiamo entrare nella sala del controllo. No, non è qua, è dall'altra parte. È qua, è di qua. Ok. Vedi che qua c'è tipo un tunnel strano, Zoe. Sì. È come se stesse viaggiando. Esatto. E noi cos'è che possiamo fare però? Con il bug del letto possiamo oltrepassare questa zona qua. Oh, vai, fallo. Perché non ci ho mai pensato prima? Infatti, ecco, fatto. Ecco. Oh, no, ok, l'ho messo male, devo metterlo meglio. Aspetta, fammi un attimo controllare. Ecco, così ora dovremmo riuscirci. Vediamo, dai. Ti provo pure io, aspetta, letto. Non ci riesco ancora. Deve essere posizionato in una maniera strategica, ragazzi. Oh, ecco. No, cavolo. Dobbiamo riuscirci. Dove è letto? Eccolo qua. Dobbiamo riuscirci, Zoe. Se lo mettiamo più in alto, no, così è troppo. Forse più in alto, forse potrebbe venire. Dai. Mamma mia, se ci riesco così in questo... Ce l'ho fatta! Usa il tuo, allora. Sì, brava! E vedi, siamo in una stanza praticamente misteriosissima. Guarda. Sì, è tutto così. È tutto così strano. Perché in realtà la metro, ragazzi, è sempre ferma. Solo che grazie a questi effetti sembra che si muove. E sembra che tipo pure noi ci stiamo muovendo, se ci fai caso. Infatti. E la cosa figa è che possiamo da qua andare oltre la mappa e possiamo salire sopra la metro.
Quindi adesso forse ecco. Oh no, in realtà sono uscito di lato. Zoe, usa il letto quello mio. Oh, sei sopra la metro però. Questa cosa è figa. Ok, bene. Ma così abbiamo buggato per sempre la metro. Non possiamo. Ah no, possiamo. No, sì. No, funziona sempre, funziona sempre. Bene, adesso andiamo al prossimo. Ok, in questo momento stiamo andando sotto la mappa. Mannaggia. Ok, stavo dicendo, siamo praticamente sotto la mappa. Voglio farvi vedere una cosa assurda e molto incredibile che secondo me molti di voi non lo sanno. Ed è buono che magari la sappiate. Vero, Zoe? Sì, sì. Allora, che allora. Cos'è? Io neanche lo so. Esatto, infatti, verso questa parte praticamente, andando al centro stesso della mappa di Brookhaven, sotto il centro, possiamo notare che intanto si crea questa ombra stramba, ok? Che è molto molto paurosa, sembra che tipo la stiamo creando noi, se ci fai caso. Eh sì, è vero. E poi, da questa parte, possiamo notare delle cose molto buffe. Hai presente tipo quei quadrati arancioni che stanno lì? Sì. Ecco, vedi che ci stanno dei quadrati arancioni? Sì, sì, sì. Allora, questi quadrati arancioni, in uno di questi, c'è praticamente il pollice, che è lo stesso che serve per selezionare o deselezionare una casa quando ad esempio la vuoi utilizzare. Ed è molto buffa questa cosa. Da questa parte invece, che qua ci sta, la metro, le scale della metro che continuano... Nonostante siano ferme, cioè voglio dire, cioè praticamente quelle perché non l'hanno saputo togliere. Esatto, infatti, sono praticamente le scale da metro che continuano. Mentre lì in fondo c'è una stanza che è possibile visionare in un certo modo. Ora intanto noi ci fermiamo. Ecco fatto. Ci abbassiamo. Cadiamo pian pianino. E oppala. Eccoci qua. Questa è una stanza segreta. E possiamo, come vedi, non possiamo entrarci, no? Ma utilizzando il bug del letto, forse possiamo usarci, possiamo riuscirci. Devi mettere però la parte del cuscino verso la parte dove puoi entrare. Quindi facciamo così, ecco. Vediamo un attimo se ci riusciamo. Non è semplice. Eh no, che non è. Oddio. Attenta, no! Zoe, no! Ma su cosa mi sono incastrata? Senti, tu fallo, sì, io provo a tornare. Io ci provo qua. Possiamo provare a vedere all'interno, ragazzi. E vedete che c'è una luce qua. C'è una luce. E chi cacchio c'è in quella luce? È uno dei misteri di Brookhaven. Bisogna un attimo capire come potersi infilare qua dentro. Anche perché è davvero complicato. Cioè proprio il creatore non vuole che noi guardiamo questa parte. E c'è un motivo. Perché sicuramente qua si nasconderanno un sacco di cose, stregonerie, robe strane. Questa cosa è strana però, cacchio. Però non riesco però a riuscire ad entrare. Penso che nessuno mai ci è riuscito effettivamente a entrare. E voi fatemelo sapere qua sotto i commenti se siete mai riusciti a entrare in questa stanza, ragazzi. Perché è veramente un posto molto, molto macabro e tetro. Oppure potremmo semplicemente provare a mettere questi ad esempio. Magari mettendo un albero qua. Forse posso? Non posso. Ok. Beh, non si può. Peccato. Ma sicuramente non ci c'è riesci. Un modo. No, è impossibile. Mi sa che è veramente impossibile. Sono caduto. Niente. Ok, bene. Ragazzi, avete mai provato a far funzionare queste moto? E avete mai desiderato di usarle veramente e toglierle da questa zona del cavolo? Ecco, noi potremmo farlo. Difatti, se ad esempio utilizziamo questa tecnica di bug, riusciremo a trasportare queste motociclette fuori da questo punto. Quello che dobbiamo fare è metterci in questo modo, come ha fatto Zoe. Lei adesso, Zoe, inizierà a giocare. Io sono sopra di lei. E nel mentre che gioca, io mi teletrasporto qua. Oh oh. Però non ha funzionato. Aspetta, forse lo devo fare io. No, Zoe. È funzionato! Funzionato? Sì! Bene, aspetta. Oh, no, siamo ritornati qua. Ma? Rifallo, rifallo. Non riesco. Mi sa che forse è stato fissato. Può essere, perché io non lo posso fare. Oddio, guardate, è rimasto lì sopra. Ok, Zoe, rimani lì, non muoverti, non muoverti. Sì. Vedete, è rimasto lì sopra con la motocicletta. Questa cosa è divertentissima. È la cosa ancora più divertente, ragazzi, che adesso vi faccio vedere. Praticamente, se ritorniamo in quella zona,
possiamo notare una cosa divertente, ovvero il fatto che mancherà una motocicletta. Guardate, ora ci andiamo, ve lo faccio vedere. Zoe, rimani lì, rimani lì, sei ancora lì? Sì. Guardate, non c'è più la motocicletta. Ok, Zoe, allora prova tipo a scendere. Oh, oh! Abbiamo buggato il gioco, Zoe, non c'è più ancora la motocicletta. Oddio! E allora è ancora lì? Sì, mi sa di sì, aspetta. Mi sa che è lì. Oddio. Perché vedo qualcosa saltare così strano? Ma dove? Lascia perdere, ho visto una cosa strana. Dove si trova? Aspetta, non la vedo più. È scomparsa? È scomparsa? Cioè non c'è proprio più? No, non c'è più. Oh, a posto, abbiamo rubato la moto. Ma? Aspetta, non c'è neanche lì però. No. Wow, questa cosa è stranissima, no. È assurda. Ma abbiamo rubato la moto. Ah no, aspetta, io la vedo. Ah no, vero, è respawnata. Ok, beh. Però è bello, cioè potete far prendere di colpo i vostri amici. Mi raccomando ragazzi, per altre nostre avventure andate a guardare questi altri video. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao. Ciao. Scrivete qua sotto i commenti Zoe e basta. Ma